Buongiorno, raggi di sole! Dicevo che c'è questo chef che ci insegnerà come preparare il sushi e poi ovviamente se lo mangeremo. Questo qui è un evento organizzato dalla mia amica Roberta. Ci vado molto volentieri perché sa anche che mi piace parecchio il sushi. Quindi io ho messo l'evento sulla mia pagina nel caso in cui qualcuno fosse interessato a partecipare. Perciò vi porterò con me anche perché Roberta mi ha descritto questo locale come magico e bellissimo, perciò testeremo insieme con mano, vi porterò con me. Al giorno alla notte, eccomi qui. Ho staccato già da un'oretta e mezza. Sono andata a prendere Lorenzo, l'ho riportato a casa e sono ripartita subito. Mi sento un po' a colpa perché l'ho visto proprio un quarto d'ora e sono riandata via per andare a sto corso. E mi sento un po' in colpa perché, boh, sono venuta un quarto d'ora e l'ho lasciato ai miei. Non me lo sono goduto per niente oggi. Mi sento un po' una cacchetta. Perché, boh, perché non ci sto, però so che a volte è giusto comunque prendersi del tempo per sé, fare delle cose che ci piacciono, però io non sono abituata e mi sento un po' una cacchina, però mi sono fatta un po' di coraggio, cioè non è che ci vuole uno spirito libero per fare queste cose, però comunque mi sono detta vabbè, dai. Davanti a me c'è uno con risvoltini, cioè fino a metà stinco e stacco la moto, fanno tipo 8 gradi, mi chiedo come mai non gli si siano ancora staccati i piedi. Comunque sto andando, è buio più totale, non so cosa si vedrà, però noi registriamo. La mia pancia già brontola al solo pensiero di ingurgitare sushi che non avete idea. Sono arrivata, questa qui è la postazione, non tocco niente. C'è questo qui di bambù, i guanti, il coltello con cui io assinerò il pesce, un foglio per prendere appunti, il wasabi, che è un cetriolo del pesce, le cose. C'è l'organizzatrice qui, faccio vedere solamente le gambe perché non si vuole far inquadrare, ci sono un po' di postazioni. Quello lì è lo chef. E siamo tutti qua. Il ristorante è molto bello, c'è anche l'altra la di là.
concludo questo video sotto casa. Sono arrivata, è mezzanotte e 20. Sicuramente non potrò parlare perché saranno tutti quanti dormendo. È finito il corso, adesso io non so che tipo di riprese siano uscite fuori, onestamente, perché non c'avevo nessuno che mi poteva riprendere. Quindi l'ho messa giù, ho fatto queste riprese terra. Il corso è stato molto carino, mi sono divertita da matti, ho fatto la burlona tutto il tempo e c'era una signora davanti, perché i tavolini erano da due. Questa signora, praticamente ci siamo sgarate, questa signora l'ho avuto 50-60 anni, da sola pure lei, mi sono sgarata tantissimo, sgarata, proprio il tipico termine del nord. Mi è piaciuta veramente tantissimo, lo consiglio a tutti, o vi lascio eventualmente, se vi interessa, il link qua sotto. Ci saranno altre date, ora non le so, sinceramente sono fomentatissima, sto guardando esterrefatta l'attestato che mi hanno lasciato. Ed è, vabbè, cacchio, c'ho pure il batteria a scarica. Su Sciroller, testate, viene rilasciato a... Concludo in macchina questo vlog, ho un sacco di cose da riprendere, sacchetti, sacchettini. Finalmente ritorno a casa da stamattina, ovviamente a casa non ci ho manco messo piede. E mi sono rubata del sushi, cioè non è che me lo sono rubato, è quello che ho fatto io, solamente che poi non mannava più, quindi me l'ho fatta dalla vaschettina e me lo sono guattato. Voglio sicuramente riprovarci a farlo a casa e eventualmente, ecco, vi farò un video così per farvi vedere ciò che ho imparato. Tanto ormai sono una sushi roller. Chiudo prima che la batteria si scarichi e prima che i miei denuncino la mia scomparsa di oggi. Vi saluto, vi mando un bacio, ciao.